Buongiorno, oggi andremo a Cortona e ovviamente è tornato Alessio come autista, quindi adesso andiamo ad incontrarlo a Montepulciano. Ragazzi, è domenica mattina e sono le 9 per la felicità di Virginia. Sto aspettando lei e Francesco per andare a Cortona, dove ci aspetta una giornata molto intensa. Siamo appena arrivati a Cortona, c'è Federico che ci aspetta, che sarà la nostra guida, nonché mio amico, e niente, andiamo. Ciao Fede. Allora, io sono Carlotta e lavoro per la Together in Tuscany, che è un tour operator con sede a Perontola, e organizziamo tour in Toscana e in Umbria fondamentalmente. Vi accompagneremo alla scoperta di Cortona oggi. Allora, siamo appena uscite dalla cinta muraria e dove stiamo andando? Allora, in questo momento prenderemo la macchina e andremo prima di tutto alle Eremo Lecelle, che è un luogo molto suggestivo, quindi vale la pena visitarlo. Poi, di nuovo con la macchina, arriveremo fino alla fortezza del Girifalco, dopodiché camminando per i vicoli di Cortona arriveremo fino in centro. No, San Francesco, lui a differenza dei dolciniani aveva un'idea della chiesa come i dolciniani di povertà e di miseria, però i dolciniani perpetuavano questa diffusione di questa idea tramite la violenza, infatti anche il clero aveva molta paura di loro, ma San Francesco invece perpetuava un'idea di pace. Allora, ci siamo spostati dalla cella di San Francesco a il Cortona on the Move. Sì. Di che cosa si tratta? Allora, è un festival di fotografia che è arrivato alla 10ª edizione. Quest'anno doveva essere una cosa in grande, appunto, per festeggiare questo importante anniversario. Cause di forza maggiore hanno fatto sì che in realtà sia stato poi aperto in forma ridotta, solo con due sedi e con l'edizione speciale Covid. E quindi in questo momento ci troviamo nella fortezza del Girifalco, dove ci sono 5 mostre di fotografia, quindi ci sono 5 fotografie esposti. Nelle 3 stanze interne, nel cortile interno che si trova dall'altra parte e in cannoniera che sarebbe uno dei 4 bastioni della fortezza. Probabilmente già esistente nell'epoca etrusca, a chiusura delle mura, che si possono vedere qui e dall'altra parte dei camminamenti, poi ci andremo. È sempre stato ovviamente in posizione egemone rispetto alla valle, quindi appunto di forza, appunto di difesa della città di Cortona, anche se in realtà qui non sono mai state
combattute guerre né battaglie. È rimasto molto neutrale come posto, è rimasto solamente di chiusura appunto delle mura. L'aspetto che vedete adesso, quindi con il cortile e i bastioni e tutto il resto, le cannoniere eccetera, risale in realtà al 1500, la seconda metà del 1500. Dopodiché diciamo che venne abbandonato. Ha avuto un ruolo saliente di nuovo durante la Seconda Guerra Mondiale, perché è stato utilizzato come posto per ospitare circa 250 figlie di italiani espatriati all'estero. E poi, vista la posizione importante nella collina, era un avamposto tedesco. Che entrando da Porta Montanina e subito dopo la fortezza Santa Margherita è la parte più alta di Cortona e anche quella più silenziosa, e per questo motivo diciamo anche che c'è una concentrazione di conventi e chiese, per esempio questa qui alla nostra destra che è la chiesetta di San Cristoforo. Poi continuando giù di qua si arriva invece a San Niccolò, che è una chiesetta del 400 in stile barocco. Siamo qui al Cortona Bistro, voi ci avete trovato attraverso la nostra pagina Instagram, ci avete contattato e siamo venuti qua da voi. Cosa ci potete dire di questo locale, come è nato, qual è la sua storia, chi siete voi? Allora, io sono Anita e prima mi occupavo di marketing e pubblicità, e lui è mio marito Davide. Ciao, ciao ragazzi. Che faceva prima l'interior design e poi abbiamo deciso di trasferirci a Cortona, in quanto io sono toscana e l'ho portato una volta qui in vacanza, lui è garbato. E nulla, abbiamo deciso di trasferirci. Quindi ci siamo reinventati, facevamo ben altro, siamo aperti da 6 anni e abbiamo unito un po' le nostre passioni, quindi le mie ambientazioni con la sua fantastica cucina. Cerchiamo sempre di rivisitare un pochino i piatti tradizionali e di differenziare un pochino il menù rispetto a quello che offre la zona. Per esempio, siamo stati un po' coraggiosi a mettere le uova nella carta del menù, tutti quanti ci guardavano male, dicevano le uova, e invece siamo diventati diciamo famosi tra virgolette perché alcuni vengono apposta per mangiare l'uovo barzotto oppure l'uovo pecorino e tartufo. Abbiamo appena finito di mangiare dal Cortona Bistro, siamo stati veramente benissimo e gli mandiamo un bacio. Grazie. Thank you.
La nostra giornata cortonese è finita. Ringraziamo i ragazzi di Together in Tuscany in Umbria. E io, Alessio e Virginia, tra poco ripartiamo alla volta di casa. Ciao!